La pace dei santi sia con voi. Il 16 maggio la Chiesa Ambrosiana celebra la memoria di San Luigi Orrione, sacerdote. Luigi nacque a Pontecurone, nella diocesi di Tortona, il 23 giugno 1872. A 13 anni entrò fra i frati minori di Voghera. Nel 1886 entrò nell'oratorio di Torino, diretto da San Giovanni Bosco. Nel 1889 entrò nel seminario di Tortona, proseguì gli studi teologici, alloggiando in una stanzetta sopra il Duomo. Qui ebbe l'opportunità di avvicinare i ragazzi a cui impartiva lezioni di catechismo, ma la sua angusta stanzetta non bastava, per cui il vescovo gli concesse l'uso del giardino del vescovado. Il 3 luglio 1892 il giovane chierico Luigi Orrione inaugurò il primo oratorio, intitolandolo a San Luigi Gonzaga. Nel 1893 aprì il collegio di San Bernardino. Nel 1895 venne ordinato sacerdote. Molteplici furono le attività a cui si dedicò. Fondò la Congregazione dei Figli della Divina Provvidenza e le Piccole Missionarie della Carità, gli Eremiti della Divina Provvidenza e le Suore Sacramentine. Mandò i suoi sacerdoti e le sue suore nell'America Latina e in Palestina sin dal 1914. Morì a Sanremo nel 1940. Buon onomastico a tutti coloro che portano il nome di San Luigi ed auguri a quanti il 16 maggio festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza. Andiamo ora a conoscere uno dei titoli con cui è venerata la Beata Vergine Maria nella Santa Chiesa Cattolica. Regina Cieli, letale, alleluia. Dal Santuario della Madonna di Campoè, a Caglio, in provincia di Como, vogliamo oggi capire cosa significa quello che una volta si diceva consacrarsi a Maria, e che oggi possiamo dire meglio con il termine affidarsi a Maria. Questo potrebbe scandalizzare qualcuno che anche ai nostri giorni usa ancora il termine consacrarsi a Maria. Senza voler fare nessuna polemica, ma per amore della verità e alla luce del cammino attuale della teologia e della mariologia, facciamo un po' di chiarezza partendo da un grandissimo innamorato di Maria, San Giovanni Paolo II. Questo santo papa ricorreva a vari termini quando parlava di affidarsi a Maria. Diceva accogliere, consacrare, affidare, dedicare, raccomandare, mettere nelle mani, atto di servitù, spiritualità mariana. Ma la preferenza di San Giovanni Paolo II non è per il termine consacrarsi, ma appunto affidarsi, come ha scritto lui stesso nell'enciclica Redemptoris Mater. Affidandosi filialmente a Maria, il cristiano, come l'apostolo San Giovanni, accoglie fra le cose proprie la madre di Cristo e la introduce in tutto lo spazio della propria vita interiore, cioè nel suo io umano e cristiano. Dice il Vangelo, la prese con sé. Così egli cerca di entrare nel raggio di azione di quella materna carità con la quale la madre del Redentore si prende cura dei fratelli del figlio suo, alla cui rigenerazione e formazione ella coopera. Anche Papa Benedetto XVI adotta il linguaggio dell'affidamento, convocando la Conferenza Episcopale Italiana il 26 maggio 2011 per condividere un intenso momento di preghiera con il quale affidare alla protezione materna di Maria, Mater Unitatis, l'intero popolo italiano, a 150 anni dall'unità politica del Paese.
È quindi difficile capire come alcuni usino ancora il termine consacrarsi a Maria o al cuore immacolato di Maria, perché a Fatima la Madonna ha usato tale linguaggio. Nel 1917 era più che normale parlare così, come ha fatto la Madonna. Non ci permettiamo nessuna critica al linguaggio adoperato dalla Bianca Signora in quel preciso momento storico. Solo che oggi la Chiesa ha percorso un itinerario biblico-teologico che esige un uso più rigoroso del linguaggio quando si parla del Signore Gesù e della Sua Santissima Madre. È compito della teologia elaborare e proporre un linguaggio chiaro e senza equivoci che rispetti il livello divino di Gesù Cristo e quello creaturale di Maria. Ora, avendo la consacrazione assunto in base alla Bibbia il senso di opera santificatrice di Dio e di offerta a Lui come riconoscimento della sua trascendenza, risulta difficile la sua attribuzione in senso proprio alla Madre di Gesù. Il termine affidamento risulta più adatto, mentre l'atteggiamento fondamentale rimane l'accoglienza di Maria nella propria vita spirituale secondo la prospettiva giovannea. È chiaro che l'atto di affidamento non deve risolversi nel pronunciamento sterile di una formula, perché impegna una vita in sintonia con la Madre di Gesù e Madre nostra, totalmente relazionale alla Santissima Trinità, al suo servizio e a servizio dell'umanità, con tutte le implicazioni nel campo del culto e dell'esistenza quotidiana. Perciò l'affidamento alla Vergine va accuratamente preparato e vissuto. Nel Messale della Beata Vergine Maria abbiamo proprio un'eucologia per l'affidamento della Beata Vergine Maria. Le parole di Gesù morente sulla Santa Croce, ecco tuo figlio, ecco tua madre, sono le parole che guardano questa eucologia. La Chiesa le ha accolte come un particolare testamento con il quale Cristo Signore affidava alla Vergine Maria tutti i discepoli quali figli e ai discepoli consegnava la veneranda madre. Per questo, tra la Beata Vergine e il popolo cristiano si è instaurato un perenne vincolo di amore. Nella celebrazione eucaristica per l'affidamento della Beata Vergine Maria, la Chiesa mette in risalto l'affidamento dei discepoli e l'affidamento della Vergine. Nel primo caso è glorificato Dio che ha fatto abitare la Beata Vergine nella sua Chiesa quale madre gioiosa di figli. Maria Santissima è chiamata Madre dei credenti, alla quale i fedeli ricorrono con fiducia sul mandato di Gesù Cristo, che morendo consegnò tutti noi come figli alla Vergine Madre. L'affidamento è in realtà parte del mistero della passione di Cristo e della compassione della Vergine. Perciò la Sacra Liturgia richiama la Vergine Maria che, ai piedi della Santa Croce, volgeva lo sguardo pieno di amore alle piaghe del suo Figlio, da cui è scaturita la redenzione del mondo, e pone sulla bocca della Madre le parole dell'Apostolo San Paolo: «Sopporto ogni cosa per gli eletti, perché anch'essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù insieme alla gloria eterna». Contemplando Maria, la Sacra Liturgia ripropone ai fedeli il singolare esempio della Madre dei Maccabei, la quale, vedendo morire i suoi figli, sopportava tutto serenamente per la speranza posta nel Signore. A sua volta, anche la Vergine è da Cristo affidata all'amore e alla cura di San Giovanni. Al discepolo prediletto, Cristo dalla croce
affidò la Vergine Madre. In Giovanni, infatti, Cristo volle indicare tutti i discepoli quali vicari del suo amore verso la Madre. Essi la ricevono in eredità preziosa dalle madri del Maestro e custodiscono le parole del Signore. Invitiamo allora tutti quanti i discepoli di Gesù Cristo ad affidarsi quotidianamente alla Madre del Signore e ad accogliere nella loro vita la dolce presenza di Maria che ci è stata donata dallo stesso Cristo Gesù.